Buongiorno a tutti. Oggi parleremo di come è possibile accorciare un cinturino NATO. Nell'utilizzo di questi cinturini, molte persone trovano scomodo il dover ripiegare l'eccedenza a ore 12. Una delle metodologie che possiamo utilizzare per ovviare a questo problema è quella di accorciare il cinturino in modo da dimensionarlo correttamente al nostro polso. Come prima cosa, bisogna cercare una moneta che abbia lo stesso diametro della larghezza del cinturino. Questi sono cinturini da 18 mm e la moneta ideale è quella da 2 centesimi. A questo punto andremo a segnare la lunghezza del cinturino che vorremmo tagliare. Quindi, una volta segnata la dimensione, prenderemo una forbicina a punte tonde come questa e procederemo al taglio dell'eccedenza. Una volta fatta questa operazione, il lavoro è praticamente terminato, però abbiamo un altro piccolo problema, abbiamo lo sfilacciamento del cinturino e per ovviare a quest'altro inconveniente basterà prendere una seconda moneta da 2 centesimi in modo da racchiudere la parte tagliata del cinturino e con un accendino basterà scaldare in questo modo l'eccedenza, la parte tonda tagliata, in modo da creare una saldatura che, come potete vedere, evita eventuali futuri sfilacciamenti. Bene, cari amici, con questo è tutto. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like, ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per le notifiche. Un caro saluto a tutti dal Pellicano.